Buongiorno a tutti e bentornati su The Italia Maker. Nel video di oggi parliamo di filtri fotografici, ma non i soliti filtri ND o GND che conosciamo un po' tutti, ma vogliamo proporvi un prodotto un po' diverso dal solito, per dare ai vostri video un look un po' più cinema, un po' più morbido, un po' più soft. E parliamo di Nisi. Infatti questo video nasce da una collaborazione con il famosissimo brand appunto di filtri Nisi, uno tra i migliori sul mercato come qualità. E parliamo in particolare di due filtri, il filtro Allure Soft e il filtro Black Mist da 1/4. Noi li abbiamo scelti nella variante da 77 mm perché le nostre lenti sono a 77 mm, ma ci sono un po' in tutte le misure. Cosa sono questi filtri? Che si propongono con una scatolina molto ben fatta, molto ben costruita, che protegge molto bene il filtro. Questi filtri servono per andare un po' a ammorbidire l'immagine, rendendola un po' più sfocatina, un po' più appannata e dare un look appunto più morbido all'immagine, specie sul controluce in pieno giorno. Se facciamo ad esempio un video a f16 e si prende il sole, noterete che il sole fa tutto l'effetto a stelline, che magari non ci piace nella ripresa. Questo qui andrà un po' più ad ammorbidire. Un altro grosso vantaggio che ha è che va a rendere un pochino più morbida l'immagine, che nei nuovi sensori, nei nuovi obiettivi, rimane molto molto nitida, molto incisa. E magari su un ritratto, sia in foto che in video, può disturbare questa estrema incisione. E questo filtro rende quindi tutta l'immagine un po' più setosa, più morbida da vedere. Sono filtri in vetro ottico di alta qualità, quindi non riducono per niente le prestazioni della vostra lente, però appunto la rendono un pochino più morbida l'immagine. Anche nei primi piani non è male, perché andando a diffondere di più le luci, ammorbidire le luci, toglie, se c'è il sole forte, quell'effetto di pelle lucida, rendendo un pochino più uniforme l'incarnato. E questo qui è il filtro Allure Soft. Inoltre abbiamo deciso di testare anche il Black Mist, che sostanzialmente fa la stessa cosa. Come potete vedere il filtro è molto simile, ma ha dentro nella lente dei pigmenti di nero, dei puntini di nero, quindi dà sempre un effetto come prima un po' più morbido, ma è meno evidente. Uno ha dei puntini diciamo bianchi e l'altro neri, quindi uno rende l'immagine proprio tanto setosa, l'altra ammorbidisce l'immagine senza dare questo effetto di estremo bianco e la scurisce di qualcosina. È come avere un ND molto 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 debole, che oltre a scurire l'immagine la rende un po' più morbida, va appunto a togliere i contrasti forti, riduce gli extra contrasti, riduce i riflessi forti sulle superfici colpite dal sole. Può essere interessante per alcune tipologie di riprese per dare appunto un look più morbido. Quindi avete visto un po' le riprese con una e con l'altro filtro. Fateci sapere cosa ne pensate di questi filtri Nisi, se vi piace l'argomento filtri e se vi interesserebbe vedere altri tipi di filtri qua sul canale. Grazie per aver visto il video, un saluto da The Italian Maker.